sembra di essere negli appartamenti di Russo. Bene, in che stanza volete dormire? Non ditemi che sono andata in piscina. Cos'è questo qua? Ma ti ha scelto? Non vorrei essere dentro la casa. Colazione! Okay. Via! Ciao ragazzi! E dopo averla costruita e decorata, è arrivato il momento di dormire nella nostra casa sull'albero! Ma prima di entrare, diamo un'occhiata a queste fantastiche, romantiche decorazioni. Le lucette come fanno nei telefilms americani, super belle. E ragazzi, qui? Qua? Non c'è la candela super profumata. Esatto, non è un profumo qualsiasi. Nicky, cosa abbiamo preso? Ciliegia. Ciliegia e vaniglia. Ma è buonissimo, attireremo tutti gli insetti del vicinato. No, solo dal profumo. Gli insetti golosi, Ale. Guardate qua che luce, sembra di essere negli appartamenti di Russo. Oh. Qui abbiamo illuminato le facciate della nostra casa. Laterale e frontale, col finestrone che dà sull'orto del nonno. Devo far notare che anche nel tronco, eh. Visto che tocco, come fanno in Fast and Furious, no? Che le macchine si accendono e illuminano la strada, noi illuminiamo invece l'albero. Qua e là c'è spugli, rami, tutta una lucina. Albero da cui si genera la nostra casa. Andiamo, andiamo ragazzi. C'è una misteriosa luce viola. Deve essere la racchetta per le zanzare. Vero. Sacco a peli. Cos'è portato nel sacco nero? Sono i sacco a peli. Ah ok, sacco a peli, coperta. Adesso andremo ad attrezzare la casa. Ovviamente accendete la luce. Accendo. Ecco qua la casa sull'albero. Guardate, ragazzi, che bella in totale. Ci siamo, ci siamo. Bene, in che stanza volete dormire? Io questa. Io questa, direi. Io. Nicola ci ha pensato un attimo. Ho parlato a castello, in realtà. È vero, uno si appende sul ramo, tipo gibbone. Bradipo. Sì, ma va bene anche il bradipo, ecco. Non devi cadere su quello sotto. Sistemiamo prima un materassino. Prima la coperta. Ok, poi materassino, poi sacco a pelo e poi si dorme? Sì. Problema logistico. Qual è? Se la coperta devo metterla qui. Sì. Cosa ci fanno i vostri piedi qui? Ragazzi, usciamo! Così prendiamo anche un po' d'aria. Basta salire sui rami o... ma Ale, io come faccio ad arrampicarmi? È un po' caldo. Quasi quasi io già mi distenderei. Ma no Ale, aspetta, guarda che bene che la coperta si adatta. E ci credo, considera che è tutto legno e ovviamente sopraelevato, quindi qui non abbiamo problemi di... c'è una bimba alla finestra, attenzione, un bimbo alla finestra. E non sono le uniche creature che potremo incontrare questa notte, eh? Staremo attenti a tutti i rumori del giardino dei nonni. Chissà se le galline la notte scappano, no. Ale. No. Stuoino. Arriva. Secondo stuoino. Arriva. Ehi. Come va? Sto cercando di sfruttare gli spazi al meglio. Fai bene, io andrò a cercare i tuoi figli. Tu sai dove sono? Mi sa che sono scappati. Mica saranno andati a mangiare pomodori a quest'ora, ragazzi. Non ditemi che sono andati in piscina. Allora, sbirciamo dall'oblò. Ragazzi, io non li vedo. Non si sono arrampicati sugli alberi. Beh, questa è una cosa buona. Mati, Nicky, Ale, li hai visti? Ale, non li ho trovati. Le loro scarpe puzzone, non le ho trovate. Che fate? State già dormendo? Ma cosa vuoi? Ma io l'ho cercato in mezzo ai pomodori, in piscina. Ketchup, casa. Ma non potete dormire vestiti. È già ora di colazione. Ma che? Non potete dormire vestiti? Vi siete messi il pigiama? Sì. Aspettate, vi porto il pigiama. Dai, il mio zaino, lascia. Zaino della mamma, zaino di Mati. Va benissimo per appendere la mia felpa. E anche la carta igienica, se vi ricordate. Ragazzi, il video decorazione. Sì? Avete notato che l'unico posto in cui sarebbe stato bene uno stuino bello lungo dritto era dove c'è il mobile? Lo so, però il mobile sarà utilissimo per appoggiare le cose, ad esempio, che erano allo zaino. Allora, vediamo qua cosa c'è. Tipo, cosa ti sei portata? Allora, ho portato i miei peluche in un sacco. Ho portato la mia borraccia. Oh, sei sete. Senza ciao, acqua. Minuto. Come senza acqua? E ma dove? Non c'è il rubinetto qui? Una lampada! Manca una batteria, la lampada a cuore! Un libro? Giusto, mi pare giusto, viaggio nel tempo, magari finiamo in una casa sull'albero preistorica fatta di pietra. Ecco il mio pigiama! Oh, abbiamo il pigiama, perfetto. Sky, Paw Patrol, pigiama in ogni e situazione. Poi, in questa tasca. Se non hai un pigiama, ecco. Basta chiedere a noi. La spazzola? Con la spazzoletta. E il cerchietto ce l'ho. Ci pettineremo, sai. Adesso come si fa a cambiarsi? Semplice, oscuriamo. Illuminiamo. I vostri pigiamini. Sfilata. Il tuo lo conosciamo già. Qui abbiamo Spider-Man. Ha solo. Puoi dormire appiccicato al tetto, Nicky. Ragazzi, ha solo pigiami di Spider-Man. Questo è vero. Mentre la mamma ha un bellissimo pigiamino Lego. Sì. Occhio al tavolo. Scusa, stasera. Scusa, il tuo pigiama? Ma io ve l'avevamo detto quando costruivamo la casa. Io non ci sto dentro proprio, per cui sono rimasto così e mi ospiteranno i nonni, per fortuna. Sai cosa? Ci serve un posto acciambellato intorno all'albero.
Tipo gibbone. No, no. Tipo abbracciato. Non trombo. Ci posso stare. Vi saluterò al bagno. Voi l'avete già fatta, vero? Perché sì. Qui l'unico bagno è simbolico, questo piccolino che mi ha messo, anche puccioso carino. Per il resto dovete chiedere permesso. C'è la sega per fare i buchi. Oddio, no. Che bello. Alle galline. Ah sì, questa è l'illuminazione, tra un po' vedremo anche la versione nanna. Ma prima si gioca. Facciamo un classico gioco dei pigiama. Ale, dove sei? Sono qua. Dietro il tronco. E c'è il mimo. Il mimo, bene, siccome si possono usare anche degli oggetti. Certo, tutti quelli che trovate nella casa. Potete usare anche le foglie che crescono rigogliose dall'albero. Assolutamente no. E niente, allora facciamo un mimo di mestieri. Un mimo di animali. E un mimo di dolci. Di dolci, non si è mai visto? Lo so. Vabbè. Io ne ho già uno in mente. Faremo le classiche squadre, quella dei giovani, io e Mate, e quella dei meno giovani. E più belli. Ma no, mica la mamma. Allora facciamo iniziare i più belli. Dai, provateci, così devi alzarti. Va Ale, forza. Passo sotto io. Sì, sì, qua vale la modalità gibbone. Mati, tu vai al posto della mamma. Ok. Allora, avete un grandissimo palco e noi dobbiamo riuscire a indovinare. È un grandissimo caldo. Lo so, ragazzi, è la casa sull'albero. Via! Provate anche voi da casa a indovinare. Cosa sono i pulisci albero? A indovinare. Cosa stanno facendo? Gli spazza alberi, gli spazza camini. Gli spazza camini. Gli spazzini e basta. I signori. I falegnami. I falegnami. Cosa fanno? Anche prepara la tavola? Chef! Aspetta, Nicolò ha preso qualcosa dalla mamma e l'ha messa sul tavolo. Chef! Ha stirato qualcosa? No, aspetta. I signori del pulizia. Sì! Grandi! Ok, sono partiti, Niki. Questo è molto facile. I tavolieri. I pittori. Brava! Sì. I pittori! Ma siete bravissimi! Cos'è? Coniglio? Coniglio ritemiano? Polpettale. Il criceto? Ma cosa sta facendo? Il leone, la leonessa col leoncino? Ma cos'è, Nicolò? Non è un animale lui. Ma come non è un animale? La foca? No. No, il... Ma ti hai idea, tu? No, la gallina. Così no, facciamo. È una specie di... cosa che ha una forma? E le antenne? E sta facendo i massaggi? Ragazzi da casa, io mi arrendo, Mate. Rinoceronte. Come rinoceronte? Quello si dice quando non si sa qualcosa. Dico solo, mi dà un pezzo della risposta. Dai, un consiglio. No. E allora dov'è il pezzo del consiglio? Mati, questi non sanno neanche cosa hanno imitato. L'uccellino. Diciamo la verità. Guardate l'uccellino. Guardate l'uccellino. Tigre, leone. Bradipo. Allora, orso bianco. Però io sono uno scarabeo. Ah, lo scarabeo cercoraneo. Sì, lui è la pallina. Ah, lui ha fatto la cacca. Ragazzi, meritate tanto. Adesso tocca a voi l'animale. Non è facile. Suricato. No! Granchio! Sì, il granchio! Il granchio rosso! Sì. Il loro dolce. Cos'è questo qua? Serpente. Il budino salterino! Sì! Sì, è il budino! Salterino, ma è budino! Grande! Bene, ultima vostra, I dolci, pronti, Vai, Niki! Allora... cannolo. Niki, che cos'è? Gelato. Una cosa che si gonfia. Profiterò. Il bignè! Sì, il bignè! Sacco a pelo! Arriva! Questo è il mitico sacco a pelo che usavo io da lupetto. Io credo che ne basterà uno perché fa un caldo. Direi di sì, è più che sufficiente. Io mi godo la sistemazione da qua che è molto più fresco. Cos'è quella linguaccia? Non si fanno le linguacce. E tu cosa fai fuori dalla casa? Mi infresco. Ragazzi, credetemi, all'interno della casa è veramente caldo. Dobbiamo fare delle finestre. Sì, dimmi, Ale. Qui hanno fame. Hanno fame? Sì. Mezzanotte, ci vuole lo spuntino. Oh, certo. Eccolo qui, ragazzi. Cos'è questa roba? È il gioco spuntino di mezzanotte. Wow. Noi siamo dei giocherelloni e allora ci siamo inventati questo bel giochino. Wow, le caramelle. Sì, allora ci sono cose buone e sfiziose, tipo snack. Tonno. E poi cose un po' più salate. Finte. E poi ci cose sono anche più finte, tipo le banane di plastica. Dalla tua cucinetta, Mati. Che possiamo fare? Dovrete tagliare il filo giusto per mangiare la cosa giusta. Sì, no. Perché i fili passano in mezzo a questo bicchiere e quindi non si capisce. Forbici. Arrivano. Devi scegliere un filetto qua sopra. Due tagliate a testa. Scegli un filo e dovrebbe cadere qualcosa. Non è questo che è quello del palloncino. Attenzione, due tagliate. Il palloncino sarà un po' a distanziare e creare confusione. Allora, Mati ha scelto. Oh, oh. Cosa sarà? C'è curiosità? Yes! Sacchettino di caramelle! Tocca a me. Gommosette! Sei stata molto fortunata. Niki sta studiando? Avrà studiato il filo più teso, tipo, sai? Tu dici? Sì! Oh, grande! L'ha studiato! Ma come hai fatto, Niki? Io taglio... boh, questo.
Occhio, niente. Mi raccomando. Ma che non era quello del palloncino? Ma come niente? Sarà una cosa super leggera. Il kinderino. Sì, il kinderino. No, sapete che cos'è la banana? No, veramente? Non è la banana. No, il kinderino, veramente. Sei stato fortunato. Sì, ma aspetta, è il coniglietto pasquale, quello avanzato. Beh, ricorda, tocca a te. Banana. Non riesco. Banana. Non si taglia. Cos'è, cos'è? Le crackerine! Sì, le crackerine! Io no, adoro è caduto queste. Anche un pollo però! Come un pollo? Ma è che taglia? È caduta una coscia di pollo! Non ci credo! La tua seconda l'hai già fatta! No! Beh, pollo e patatine, volete mettere? Sì. Io taglio questa. Vuoi un po' di pollo, Mati? No, Mati punta al chupa chup. Il brezel? No! Oh. Allora, io cosa punto? Beh, ma i brezel veri sono buoni, eh! Oh! Sono rimaste poche cose. Il kinderino. Il Lindor. Il Lindor. La banana. No, me la mangio, me la mangio. Ma tu sei fortunato, non puoi andare già al pollo, mi spiace. Sì, no, purtroppo io voglio un pezzo di pollo. No, grazie. Potete prenderlo, si stacca. Bene, ragazzi, è arrivato il momento di spegnere le luci e iniziare a pensare alla nanna. Battete le mani. Wow. Che bella. Le stelle, i cuoricini, la fascia multicolore. Che lusso. Potete distendervi e proviamo ad ascoltare i rumori della campagna che si sentono qua dai nonni. Ovviamente non valgono galline e zanzare appiccicate. Grillo. Grillo, lo sento anch'io, sì. Si cala. Ma come tonno, come tonno. Si cala. Ma no, non credo che sia la cicala a quest'ora. Ma voi dormirete così tutti in garbucose? Dobbiamo togliere il cibo. Ma soprattutto, ragazzi, ci serve la... Storia della buonanotte. Arrivo. Siete pronti ad ascoltare una storia di fantasmi? Sì. Perché la racconti in terrazza? Perché qui fa fresco. E mi invidiate, vero? E poi soprattutto perché non vorrei essere dentro la casa. Perché vi racconterò la storia della radice fantasma. La conoscete? No. L'avete sentita? No. Logico, perché i fantasmi non fanno rumore, ragazzi. Ebbene, dovete sapere che la radice fantasma è una radice nascosta di questo albero e si fa vedere solamente la notte perché si nutre. Sapete di cosa si nutre la radice fantasma? Di tonno. No, si nutre di quelle caccoline che avete nel naso. No. Sì, sì, lei emerge, sale da sotto e poi cerca di nutrirsi da quelle. Oh, che schifo. E sapete come fate a sapere se è venuto a trovarvi proprio questa notte? Non abbiamo caccoline nel naso. Bravissima, vi svegliate, avete il naso pulito. È quasi vantaggioso. No? Sì, vi dirò, a me è capitato. Però non auguro assolutamente che capiti anche a voi. Bene, vedo che le vostre facce sono molto dormienti. Cioè, qui... ed è stato con la storia del terrore. Ma no, e quindi potete stendervi. Comunque tu, vabbè, dormirai nel tuo lettino. Sì, proprio quello di quando ero bambino. Però vedi queste finestre, la luce entrerà tipo verso le 5, 6 di mattina. Ah, e vi sveglierete presto. No, noi ti chiamiamo appena ci svegliamo. Così ci porti la colazione. No, 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 adesso vado a prendere i sacchi neri, classico metodo che uso in hotel. Li appiccico con lo scotch e vi faccio le persiane, va bene? Va bene, comunque ti chiameremo appena svegli. Bene. Ok, notte ragazzi. No, notte. Bacini, bacini. Oscuriamo. Sì, oscuriamo con i sacchi neri. Ciao ragazzi, ci siamo svegliati nella casa sull'albero. La parola alla mamma. Svegliati, sì, bene. Siamo ancora un po' assonnati. Qualche insetto nel naso. Qualche insetto nel naso, sì. Qualche radice forse era della storia di ieri. Sì, secondo me sì. Era caldino, adesso si è un po' rinfrescato perché ha piovuto. E intanto che la mamma mi fa delle trecce per essere eleganti nella colazione. Videochiamata papà. Esatto. Per la colazione. Al via diciamo colazione. Ok. Devono essersi svegliati ragazzi. Colazione, colazione. Ma come colazione, colazione? Buongiorno. Ma no. Intendete questa? Ma cosa fai? Cosa fai? Ma non è giusto. Colazione. Sta mangiando un biscotto. Allora. Hai dormito bene sul tuo lettino caldo, morbido, tieni Nicky. C'era anche il mio orsetto peluche di quando ero piccolo. È stato stupendo. Noi ci stiamo pettinando. Ok. Vi siete accorti che ha piovuto, ragazzi? Sì. Infatti sono cadute anche delle tende che ci avevi messo. Ops, non è stato con lo scotch di carta. Sì, un lavoro di qualità. Però è bello svegliarsi all'alba, vero? Bellissimo. Ok, adesso colazione. 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 Ma perché colazione?
Io colazione? No! No! Noi! Aspettate che arrivo. Ma qua il sacco è tenuto, ragazzi, eh? Buongiorno. Ah, gli altri sono caduti. Buongiorno. Buongiorno. Sì, ma scusate, ma... Qua ci stiamo pettinando, eh? Oh, giusto, il primo mattino. Prima di tutto. Ma non vi siete portati la colazione, ragazze? No, confidavamo in te. Papà, guarda sulla lavagnetta. Che lavagnetta, scusa? Brava. Colazione a letto? Già c'era scritto. Ma ieri sera non c'era scritto, secondo sì. me. Colazione! Ma sì, sta arrivando. Guardate che bel vassoio che vi ho preparato. Passa giusto dalla porta. Ma aspetta, c'è un cetriolo. Sì, un cetriolo, la frutta e la verdura, ragazzi. Okay. Wow, che lusso. E vediamo se notate un altro prezioso dettaglio sì, della colazione. La banana. Ma l'avevi presa tu, Ale, giusto? Sì. Non l'hai mangiata ieri sera? Ma no. Però io il tonno me lo sono mangiato veramente. Sì, è sparita la sgatoletta di tonno. Sento un certo profumo tonnico, ragazzi. È da bere. Mi avete beccato, devo tornare. Ecco il succo, ragazzi. Okay. Però scusate, per fare colazione dovete aprire il tavolo, eh. Ok. Altrimenti non vale. Occhio al tavolo, metti il vassoio. Mettete tutto. Ma no, ce la puoi fare. È come fare il limbo mentre fai colazione, mentre fai le trecce e mentre fai altre 45 cose. Passa qua, facciamo un gioco di squadra. A me lasciate i biscotti col cioccolato, vero? No. Ti lasciamo il cetriolo e la banana. No! E tu hai già fatto colazione. Eh sì, con la mamma e col papà. Casa funziona! Domotica! Incredibile! Beh, tu puoi andare adesso, eh. Ciao! Dai! Ragazzo! Ma no, fatemi vedere almeno le trecce di Mati. Che spettacolo! Sono bellissime. Mi avete beccato. Scusate, ma devo chiedervi se questa notte nella casa sull'albero vi è piaciuta. Sì! E anche voi ragazzi, se questo video vi è piaciuto mettete un pollicione! E non disturbate quelli che fanno colazione sulla casa sull'albero. Sì, ho capito, ma iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. Ciao! Ciao!